Mentre prosegue la campagna vaccinale anti-Covid, i riflettori dei media si accendono anche sulle nuove cure farmacologiche, in particolare sulle due pillole anti-coronavirus di Merck e Pfizer, che, come ha annunciato nei giorni scorsi il direttore generale dell'AIFA, Nicola Magrini, saranno disponibili in Italia a partire da fine gennaio. Di questo e di altri argomenti ha parlato il dottor Alessandro Grimaldi, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e segretario regionale di ANAAO Assomed, rispondendo in diretta su Rete 8 alle domande di Paolo Castignani e dei telespettatori durante la trasmissione Pronto Medicina Facile. Che speranze ci possono dare, dottor Grimaldi? Ma diciamo al farmaco della Merck che già abbiamo e che conosciamo dovrebbe arrivare questo farmaco della Pfizer. Pfizer, Paxlovid, che rispetto a quello Merck addirittura potrebbe avere un'efficacia maggiore, almeno dagli studi preliminari, perché addirittura riduce dell'89% le ospedalizzazioni e quindi il fatto che le abbatte di molto, diciamo, la malattia. Chiaramente io mi aspetto anche che nel tempo poi le strategie diventino un po' più complesse, cioè nel senso che gli antivirali sono dei farmaci straordinari, però dobbiamo capire poi quanto riescono a reggere nel tempo la loro efficacia, perché abbiamo visto che questa è l'esperienza dell'HIV, nel tempo si possono sviluppare delle resistenze, mentre combinando insieme più terapie, probabilmente lì si riesce ad Certo. ottenere un'efficacia maggiore. Certo. Quindi nel tempo probabilmente noi avremo, ed è una cosa importantissima, perché noi che cosa dobbiamo evitare? Che la gente muoia di Covid, che ammali, ma soprattutto che la gente muoia di Covid, perché poi questo è quello che fa paura. Se noi riusciamo a evitare che la gente ammali e soprattutto che non muoia di Covid, è chiaro che possiamo tornare a un livello di vita più Certo. accettabile.